Amiche ed amici di animemanga.it, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro canale. Io sono il vostro amico Akumetsu e quest'oggi apriamo la rubrica Planet Manga per presentarvi un titolo davvero molto speciale, ovvero il nuovo manga di Boichi arrivato qui in Italia grazie alla Panini Comics, ovvero HE di Hunt for Energy. Andiamo subito nei dettagli, dettagli editoriali di Hunt for Energy, che è stato pubblicato in Giappone a partire dal 2011 dalla Shueisha ed è composto di soli 3 tankobon. In Italia la Planet lo presenta un'edizione davvero eccezionale, ben fatta, sempre di 3 volumi con una pubblicazione mensile. Pubblicazione eccezionale, dicevamo, che vi facciamo vedere proprio subito nel dettaglio. Un'edizione con sovraccoperta, una sovraccoperta davvero realizzata in maniera magistrale, una copertina bianca che però non risente assolutamente di fattori esterni, cioè non si sporca. Vedete l'inserto della copertina, quindi eccola in tutta la sua bellezza. Prime pagine a colori, prime pagine a colori, ma soprattutto prime pagine plastificate o comunque edizione tipo edizioni tra virgolette fotografica. Vedete le prime pagine a colori, questi sono i dettagli di quelli che il protagonista Hiro chiamerà Ento-kun. Vi facciamo vedere le prime pagine, ma soprattutto ecco, vi vogliamo lasciare con alcune delle ultime pagine a colori, che eccole qua. Eccola qua, guardate che dettaglio, con questa carta lucida i colori sono ancora più vividi e veramente eccezionali, amici. Veramente qualcosa di bellissimo e con pagine con una rilegatura perfetta, pagine che non lasciano alcuna, non lasciano colore sulle dita, sono veramente piacevoli da sfogliare, una copertina rigida, vi mostriamo il dettaglio della copertina sotto la sovraccoperta, una copertina rigida e un volume che può essere sollecitato in maniera anche estrema senza che perda, senza che questo comporti una perdita della compattezza del volume. Un volume che alla fine viene pubblicato al prezzo di 6,50€, un prezzo che riteniamo assolutamente giusto e meritato per un volume pubblicato con queste caratteristiche. Andiamo adesso nel dettaglio della trama, una trama che è ambientata nel Giappone dei nostri giorni, un Giappone che, come sappiamo, nel marzo del 2011 è stato colpito da un tremendo terremoto che ha messo in ginocchio il paese e soprattutto ha aperto un dibattito sull'energia, avendo scongiurato quello che poteva essere un disastro nucleare. Il governo giapponese di conseguenza decide di aprire le strade alle energie di nuova generazione attraverso i propri partner commerciali e in particolare la Japan Energy Corporation, che è una delle principali compagnie energetiche giapponesi, nonché la prima partner del governo, compagnia che decide di intraprendere questo progetto molto seriamente e il presidente della compagnia affida a Hiroshi Terada, un suo fedelissimo, verso il quale nutre una profonda stima e una fiducia incrollabile, quindi affida a lui questo importantissimo progetto. Il signor Terada individua in 3 dipendenti dell'azienda il nucleo fondamentale del progetto. Questi personaggi sono questi individui sono Nobuki Sakuragi, un personaggio davvero molto eccentrico e destroso che per il suo carattere viene allontanato dagli altri e non viene considerato dall'azienda, ma in realtà vuole fare di tutto per essere parte e sentirsi parte della propria azienda. C'è poi la bellissima Miyuki Hirosue e soprattutto Hiro Narushima. Quest'ultimo personaggio ha una particolarità, ovvero quella di riuscire a vedere le varie forme di energia che lui vede sotto forma di omini che ha chiamato Ento-kun. Questa abilità, che ha sin da bambino, gli permette appunto di riconoscere le forme di energia, e il signor Terada,
che è venuto a conoscenza proprio dal protagonista questa sua caratteristica, decide di metterlo a capo del nuovo dipartimento per le nuove energie. Quindi questo terzetto mal assortito deve superare quelle che sono le difficoltà caratteriali tra di loro per riuscire poi nell'intento di trovare una forma, una nuova, delle nuove forme energetiche che riescano a sopperire, a sostituire completamente quelle che sono il petrolio e il nucleare. Energy, amici, è un titolo che è davvero sorprendente e possiamo definirlo sicuramente un titolo di spessore. Con questo termine io mi riferisco al fatto che Boici affronta una tematica delicata ed importante come la crisi energetica, come le energie rinnovabili, con un'anima assolutamente istruttiva, senza che questa connotazione però possa influire negativamente sulla dinamicità delle azioni e della trama in generale, senza che questa ne risulti appesantita. Il modo di raccontare è abbinato a dei personaggi davvero ben caratterizzati, è un character design davvero molto particolare, faranno sì che questo volume sia veramente fruibile da tutti i lettori e veramente si fa leggere con una facilità estrema, lasciando però il lettore con una conoscenza in più e soprattutto con una consapevolezza sull'energia che prima non aveva. Il protagonista, come avrete potuto capire, è Hiro, che ha questa particolarità, questo superpotere, così verrà chiamato da Nobuki, ovvero quello di riuscire a guardare, a vedere le varie forme energetiche sotto forma umanoide. Questo però in realtà non è un potere che avrà la meglio, soprattutto o almeno nel primo volume non viene praticamente utilizzato, ma ha il pregio di spingere Hiro sin da piccolo a fare delle ricerche approfondite sulle varie forme energetiche e questo lo ha portato negli anni ad accumulare una conoscenza praticamente enciclopedica sulle varie forme di energia. Questo attraverso i vari dibattiti, o meglio, attraverso i vari scontri che avrà con Nobuki, e le varie dimostrazioni, o meglio, spiegazioni che farà sulle forme energetiche faranno sì che il lettore possa fruire della sua conoscenza in maniera del tutto divertente e in maniera molto tranquilla attraverso quelle che sono dei disegni, delle spiegazioni e ovviamente delle scenette super comiche con protagonista Nobuki. Nobuki Sakuragi, il Sakuragi che ricorda ovviamente come primo paragone il grandissimo Hanamichi di Slam Dunk. Nonostante questi due personaggi siano diversi sotto il punto di vista caratteriale, estetico e di peso specifico all'interno della serie, sono comunque due personaggi che hanno la stessa funzione, ovvero quello di essere una molla per tutti gli altri personaggi e di avere questa forza che permette alla storia di avere una spinta, un appeal diverso. I due Sakuragi inoltre possono essere paragonati per il loro astio profondo contro nei confronti del co-protagonista. Mentre in The Hunt for Energy vediamo che l'antagonista è questo un po' altezzoso e pieno di sé Hiro, dall'altro in Slam Dunk ovviamente c'è l'odiatissimo Kaede Rukawa, che è detestabile sotto tanti punti di vista, ma che anche attraverso il confronto con Sakuragi non farà altro che migliorare e migliorarsi sotto il punto di vista personale. Quindi tantissime saranno le scene nella quale lui sarà ridicolizzato, sarà realizzato graficamente con uno stile super deformed, senza che però questo possa privarlo di qualcosa, ma anzi lo arricchirà sotto il punto di vista
proprio interpersonale, facendo sì che diventi finalmente un personaggio centrale, una caratteristica che lui voleva assumere all'interno dell'azienda. Inoltre i disegni di Boichi, disegni che conosciamo anche attraverso altre edizioni, altre sue storie arrivate in Italia, disegno molto particolareggiato e sicuramente salta agli occhi del lettore e che riesce a dare una connotazione ben precisa ai vari personaggi, dandogli ancora di più un peso specifico all'interno della storia. In conclusione, già nel primo volume The Hunt for Energy è una storia che sicuramente riuscirà a colpirvi, che veramente avrà riuscirà a prendervi, nonostante, bisogna dirlo, nonostante quindi la sua anima educativa e il suo veramente apporto culturale che darà al lettore. Ricapitolando, H.E. The Hunt for Energy, manga di Boichi pubblicato in Italia mensilmente dalla Planet Manga con un'edizione con sovraccoperta alla cifra di 6,50€. Come sempre amici, ci auguriamo di aver realizzato un video che vi sia piaciuto, che vi abbia fornito ulteriori spunti di riflessione, ma soprattutto che vi spinga ad andare nella fumetteria a voi più vicina per accaparrarvi il primo volume di The Hunt for Energy e farlo quindi vostro. Come sempre vi invitiamo a partecipare attivamente alla vita del nostro progetto attraverso i vostri commenti, che potrete fare sin da subito sotto questo video, ma anche sotto tutti gli altri video del nostro canale e soprattutto sulle news e sugli articoli che pubblichiamo quotidianamente sul nostro portale www.animemanga.it e che potrete seguire anche attraverso il nostro account Twitter e la nostra pagina ufficiale Facebook. Detto questo amici, è veramente tutto, un ringraziamento sentito e un saluto dal vostro amico Akumetsu.